L'elemento fondamentale oggi, sia nel design che nell'apprendimento, si chiama design experience. Cioè, tu non devi più produrre prodotti o servizi, ma devi realizzare esperienze. Questo è il primo elemento, sia nella produzione industriale che nell'apprendimento. Realizzare esperienze ha una caratteristica fondamentale. Devi centrare sulla parola chiave ormai del mondo che si chiama sharing, condivisione. O tu sei in grado di produrre delle occasioni, non degli oggetti, delle occasioni attraverso le quali le persone possono riappropriarsi degli oggetti, delle situazioni, delle regole, per poterle cambiare, per poterle mutare, per poterle fare diventare altro dalla loro origine. A quel punto l'elemento fondamentale non è il risultato finale, è l'esperienza. C'era un grande scrittore cinese del VI secolo avanti Cristo che si chiama Lao Tse, che diceva: un grande leader non è colui che è amato dal popolo, non è colui che si fa seguire incondizionatamente dal popolo. Un vero leader è quello che fa dire al popolo: l'abbiamo fatto noi. Questo, quindi, questo concetto di riappropriazione del gioco, di riappropriazione dei tempi, dei modi, delle aggregazioni che il gioco comporta, mette insieme questi due aspetti presenti nella lingua inglese e non presenti nella lingua italiana. Il gioco è game e il gioco è play. Il gioco come game è un gioco di competence, di capacità, di abilità, eccetera. Quando è play diventa risultati, performance, attività, divertimento, messa in discussione. Allora, oggi il gioco assume queste due caratteristiche, competence e divertimento, play, immaginazione. In quel senso oggi le persone e soprattutto i bambini hanno bisogno di avere dei giocattoli che diventano un supporto della loro immaginazione, non degli oggetti che contengono e riducono la loro immaginazione. Tutti gli oggetti, per certi versi, devono avere nel loro DNA la possibilità di diventare altro, la possibilità di arredare degli spazi, arredare dei gesti, arredare delle emozioni. Questa è la nuova dimensione del gioco.